Mister, che tipo di partita è stata? È stata una partita, diciamo, il primo tempo abbiamo un po' sofferto perché comunque Monza aveva questo palleggio sul quale noi facevamo fatica, nonostante avessimo cambiato anche modulo per essere più sulle posizioni contrapposti ai loro giocatori, però facevamo fatica ad arrivare ad accorciare su Barberis. E quindi ovviamente ci costringevano un po' ad abbassarci e abbiamo preso il gol, anche se è stato, diciamo, il gol una prodezza, difficilmente succede, però è successo. E poi siamo stati probabilmente un po' bravi e fortunati anche a rimanere in partita, perché se avessimo subito il secondo sarebbe stato sicuramente più difficile, no? Invece i ragazzi hanno lottato con l'unghia e coi denti per rimanere in partita. Al secondo tempo abbiamo portato quegli accorgimenti tattici che secondo noi erano necessari per evitare questo fraseggio tra le linee. E poi ovviamente i ragazzi in secondo tempo direi che abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo tirato tante volte verso la porta, purtroppo con poca convinzione, però insomma alla fine è un punto che ci dà un po' di morale, ma insomma dobbiamo ancora lavorare perché per il momento il carro armato è ancora cabrio, ci sono ancora troppi giocatori che non sono dentro il carro armato. Ecco, a proposito di tattica, ne hai fatto cenno, è stata una partita a livello tattico preparata in un certo modo, no? Oltre che aver lavorato ovviamente sulla testa dei ragazzi dopo tre sconfitte. Sì, ripeto, siamo partiti con questo 3-4-2-1 per cercare di fare densità in mezzo al campo, i due trequartisti a sostegno dei due mediani, per cercare di lavorare sulle linee di passaggio, però purtroppo non arrivavamo con i tempi giusti. Allora, poi al secondo tempo abbiamo deciso di cambiare, ci siamo messi 4-3-3 con un mediano davanti alla difesa che a quel punto lì riusciva sia a fare filtro che a prendere anche gli inserimenti di Mazzitelli e di Colpani, che nel primo tempo sui tanti cross del Monza arrivavano diciamo, a riempire l'area di rigore e ad essere molto, molto pericolosi. Quindi siamo messi 4-3-3, abbiamo, diciamo, ripreso il centrocampo in mano, abbiamo alzato il baricentro, li abbiamo messi laggiù, forse approfittando anche di un calo fisico da parte loro, e poi alla fine siamo riusciti a raddrizzare questa partita, direi per quanto visto nel secondo tempo, in maniera meritatissima e senza ovviamente rubare niente. Però ripeto, molto è stato essere bravi a non prendere il 2-0, lì ci ha dato la possibilità di rimanere in partita e di conseguenza di dover segnare solo un gol per riprendere la partita. Questo è il primo punto di un campionato difficilissimo, con molte squadre forti, le prossime due che affronteremo a Liberati, sono fortissime. Parma e Sì, Spal. purtroppo sappiamo tutti che oltre a essere in una nuova categoria superiore, oltre ad aver cambiato tanto, oltre ad essere ancora un po' indietro fisicamente, non aver portato tutti dentro il carro armato, siamo stati anche poco fortunati col calendario. E lo sappiamo che c'è da soffrire fino a Cremona, c'è da cercare di portare a casa più punti possibile con l'unghia e coi denti. Poi probabilmente dopo potrebbe, diciamo, iniziare un nuovo campionato con una forma un po' migliore, con una testa anche migliore, piacere di giocare che è quello che ha sempre avuto la Ternana. Nel primo tempo ancora non avevamo questa spensieratezza che dobbiamo avere, perché sennò diventa tutto più complicato se non abbiamo quel tipo di serenità. E quindi potremmo anche riuscire a, diciamo, dopo la sosta post-cremonese, potremmo riuscire anche a vedere le cose in maniera diversa rispetto a come probabilmente un po' tutti le vedono in questo momento.